Noi finora abbiamo lavorato tanto, con passione, con entusiasmo, con fatica anche, perché sicuramente c'è anche un po' di fatica, però è come se avessimo fatto uno straordinario girone di allenamento, perché la partita vera si gioca in queste ore. Noi sappiamo che abbiamo un 20% di indecisi ancora, che non sanno se andare a votare domenica e che non sanno come votare domenica. Allora tocca a noi dare una mano a queste persone perché abbiano voglia domenica di uscire di casa, perché capiscano che il 4 dicembre con il referendum si giocano, ci giochiamo tutti insieme un pezzetto del nostro futuro. Com'è stato per lei affrontare questo percorso? È vero che è stata una campagna a volte anche dura, dove ci sono state delle parole molto forti. Non credo nella stessa misura da entrambe le parti, sono sincera, perché onestamente i comitati del sì si sono impegnati tanto, hanno lavorato tanto. Io non ricordo una volta in cui il comitato del sì sia andato ad interrompere un'iniziativa dei comitati del no, sia andato a fare proteste di fronte ai sostenitori del no, che giustamente, legittimamente esponevano le loro idee, le loro ragioni. Credo che ci siano stati dei toni molto rispettosi comunque delle altre idee. Credo che nessuno di noi abbia parlato di serial killer o cose del genere, sinceramente, quindi non sono stati gli stessi toni.